Qui nella sede di ANCE La Spezia, siamo col presidente dei giovani di ANCE, Edoardo Vernazza. Ho l'occasione particolare, come potete vedere, siamo circondati da molti, moltissimi giovani, che sono quelli che hanno presentato oggi un progetto molto interessante che verrà valutato poi a Milano il 27 di aprile e che riguarda un nuovo modo di essere per la scuola. Sì, diciamo che a livello nazionale come il gruppo giovani di ANCE, principalmente quattro regioni, la Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, abbiamo organizzato un concorso di idee dove abbiamo chiesto a tutti i ragazzi delle medie di presentare un progetto per la scuola che vorrebbero. E abbiamo avuto il piacere nella provincia di La Spezia di avere un istituto, l'ISA 2 Medie 2 Giugno, che ha partecipato con le classi che sono qua presenti oggi e le responsabili, le professoresse, e presentando un progetto di una scuola innovativa, una scuola che è smart nel senso che è a consumo zero, cercando di riutilizzare al 100% le risorse, anche in un'ottica di economia circolare. Dato che le risorse non possiamo permetterci di sprecarle, loro hanno implementato nel loro progetto tutto quello che è smart nel riutilizzo, nell'efficientamento energetico. Quindi io lascerei anche la parola agli altri ragazzi che possano entrare nel particolare del progetto. Certamente. La domanda è una sola. È la vostra scuola quella che desiderate? Beh, chi vuol parlare? Faccio il giro io, non c'è problema. L'avete progettata voi? L'avete progettata voi? Sì. L'abbiamo progettato noi. Sì. È la vostra scuola? Siete soddisfatti del progetto? Sì. Abbastanza. Vi rispecchia le vostre esigenze, i vostri desideri, quello che vorreste veramente fosse la scuola oggi? Sì, credo di sì. Perfetto. Più decisa di così non si può. Qualcun altro vuole dire qualcosa? Puoi ridire Blair. Lamentano spazi inesistenti di condivisione, vero? Ma io credo che comunque abbiamo deciso noi cosa fare in questa scuola, quindi ci rispecchia al massimo e speriamo che anche le generazioni future, i prossimi ragazzi che verranno nella nostra stessa scuola possano essere felici e gli possa piacere come piace a noi, come piacerebbe a noi avere una scuola così. Perfetto, meglio di così si muore. Come si dice, è importante essere orgogliosi del proprio lavoro. Ora parliamo anche con gli insegnanti, che penso siano orgogliosi dei propri ragazzi. Sicuramente, per loro questo è, come dire, un campo dove si misurano le loro competenze, quello che sanno fare e cercano di dar voce ai loro desideri, a quello che sono appunto le esigenze dei ragazzi. È chiaro che uno spazio progettato a misura di ragazzo facilita sicuramente il lavoro anche di noi insegnanti, quindi l'apprendimento è più diretto, è più immediato, è più efficace. E oltretutto la scuola in questo modo diventa sempre più vicina alle esigenze che cambiano continuamente. A parte questo fatto che cambiano continuamente, quindi chiaramente nel momento in cui loro si mettono a lavorare su ciò che vorrebbero in una scuola dove possono vivere veramente non solo l'apprendimento, ma anche proprio un laboratorio di idee. In effetti con questo progetto a cui abbiamo partecipato e abbiamo proprio visto quante idee hanno i ragazzi che potrebbero essere spendibili proprio per costruire lo spazio che chiaramente sono loro a usare. E quindi tutte queste idee sono nate proprio dal fatto che loro vivono la scuola e vorrebbero chiaramente una scuola che vivesse per loro. E quindi direi che è stato entusiasmante vedere quante idee, proposte, iniziative possono avere anche ragazzi così piccoli ancora rispetto a ciò che può essere l'ambiente in cui vivono e lavorano. Perfetto, io direi di terminare con fatevi un applauso, che siete stati bravi.